Ben ritrovati su TGCom 24, con noi il Patriarca, Monsignor Francesco Moraia, Patriarca di Venezia, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Patriarca Moraia, il Papa ha appena lasciato Venezia, intanto le chiedo che emozione è stata questa visita per lei? Beh, il Papa l'avevamo incontrato nella visita dell'Imina, ma a Roma, in casa sua, oggi l'abbiamo incontrato ospitandolo nella nostra chiesa. Quindi non è stato solo un incontro personale, ma è stato un incontro ecclesiale. E ha avuto dei momenti molto belli, dei momenti toccanti, e poi la presenza fisica, ecco, del Papa in mezzo a noi, ha lasciato quel di più che le sue parole in genere segnano, ecco, perché non sono mai casuali, sono sempre mirate, come anche i suoi gesti. Però sentirlo e averlo in mezzo a noi ci ha dato quella immediatezza del Vangelo, dell'incarnazione cristiana, che è qualcosa di irrinunciabile, soprattutto nell'epoca della comunicazione a distanza. Ecco, qual è il significato di questa visita? Perché il Papa viene per la Biennale di Venezia, è il primo Papa a visitare la Biennale di Venezia, però ci sono anche altre tappe, ci sono stati anche altri incontri. Quindi qual è il significato profondo di questa visita? È un significato pastorale, certamente. Anche la visita nella Biennale al padiglione del Dicastero, che è un tema toccante, è un tema che entra già nella pastorale di una diocesi, di una comunità ecclesiale. È bello poter incontrare persone che vengono guardate magari dalla società con sospetto, con lontananza, come persone a cui viene offerto di essere protagonisti all'interno di un evento che ha una caduta mediatica mondiale, che è appunto quello della Biennale, e dire a persone che hanno certamente sbagliato, stanno facendo un cammino di recupero: guardate che voi potete essere, siete protagoniste e siete nella condizione di essere protagoniste. Non a caso la prima tappa di questa visita del Papa è stata al carcere della Giudecca. I carcerati rimangono nel cuore del Papa, proprio la parola chiave forse è rinascita. Credo proprio di sì, perché il Papa cerca di legare momenti liturgici importanti, vediamo soprattutto quelli della Settimana Santa, essendo sempre presente in questi luoghi. In fin dei conti, la liturgia ci ripropone un evento di salvezza, ci ripropone un evento in cui nessuno è escluso e tutti sono chiamati ad alzarsi, andare verso l'alto, che è la croce di Cristo, no? Anche attraverso un cammino doloroso, faticoso, come quello della privazione della libertà, con tutto quello che compete, perché ogni detenuto hanno una storia personale gravida anche di sofferenze e di implicanze che precedono le loro scelte e conseguono anche da questo contesto storico in cui vivono. Certamente il Papa ci aiuta proprio a capire che queste persone comunque sia fanno parte della società, e la società si gioca nel momento in cui sa guardare a queste persone e sa soprattutto invitarle a tirar fuori il meglio da loro stesse. Il nome del padiglione della Santa Sede con i miei è Con i miei with occhi. my eyes. Esatto, in questi tempi, con l'intelligenza artificiale, questi tempi di dove emergono anche i visori per guardare una realtà che non è quella nostra, riusciamo ancora a guardare con i nostri occhi? Sì, il titolo del padiglione mi ha fatto venire in mente subito un proverbio africano. Prima di giudicare una persona devi camminare nei suoi zoccoli almeno per una settimana. Ecco, camminare con gli altri, guardare gli altri negli occhi, cercare di guardare gli altri con gli occhi che gli altri hanno, ecco, credo che sia un esercizio, direi, di riconciliazione, e se poi riusciamo a declinarlo anche a livello, dico una parola un po' grossa, geopolitico, forse riusciremo anche a superare tante realtà conflittuali che sono l'antifona poi della guerra combattuta. A proposito di guerra, il motto di questa visita è Restiamo uniti nell'amore di Cristo. Serve unità oggi nel mondo, un mondo, come dice il Papa, ha segnato la terza guerra mondiale a pezzi.
Guardi, possiamo fare a meno di tante cose che questa società e questo mondo ci dà in abbondanza, non possiamo fare a meno di quella comunione, di quella unità che incomincia dallo sguardo, che incomincia dal modo in cui noi guardiamo gli altri, l'altro e le situazioni. Quindi credo che abbiamo bisogno soprattutto di unità, di un'unità che non è frutto di simpatie personali o di interessi, perché le simpatie scemano, gli interessi cambiano, ma la scelta, direi, culturale, pedagogica, soprattutto da trasmettere ai nostri giovani, e è stato un momento importante quello dell'incontro con i nostri giovani, è proprio questo di dire che l'unità si costruisce, usando una parola cara da Papa Francesco, in modo artigianale, quotidiano, giorno dopo giorno. L'unità si costruisce anche con delle parole che molte volte abbiamo dimenticato, alle quali non diamo più quel significato che hanno e che il Papa ogni tanto ci ricorda: grazie, scusa, permesso. Ecco, tutte queste piccole cose che poi, se entrano nella cultura di una persona, di una comunità, e formano anche un modo di pensare, sono tutti i veri antidoti contro una mentalità bellicista. E l'unità sicuramente serve anche all'interno della Chiesa. Sì, l'unità serve all'interno della Chiesa, perché Gesù stesso ha detto: da come vi vorrete bene capiranno che siete miei discepoli. Ecco, questo è il punto fondamentale. Saper guardare di più tutti a Gesù e guardar meno al nostro particolare, perché se guardiamo tutti con animo generoso, con sguardo intelligente, l'intelligenza della fede ma anche l'intelligenza umana, del buon senso, a Gesù, è facile vedere la ricomposizione di tanti mosaici che, se invece vengono guardati solo osservando le singole tessere, non riusciranno mai a comporsi in unità. Abbiamo visto per il Papa un bagno di folla, tantissimi fedeli, e anche qui a Venezia, nel Veneto, sentite questo allontanamento dalla gente delle parrocchie che notiamo soprattutto in Europa e in Occidente? Sì. Il Veneto è stato per un certo periodo, come si diceva con un termine anche un po' folcloristico, la sacrestia d'Italia. Adesso non è più così, la situazione è molto diversa. Il Veneto a tutti gli effetti appartiene, come diceva giustamente lei, all'Occidente. Un Occidente che pensa di poter fare in termini di autonomia rispetto a quella che è la dimensione religiosa. Dimentichiamo che la religione genera una cultura e una cultura genera una civiltà. Ecco, l'Europa ha bisogno di ritrovare le sue radici religiose, non per compiere atti o gesti confessionali, perché questo non lo pensa nessuno, ma per riuscire a riscoprire l'uomo, a riscoprire la centralità della persona, che va al di là di quelli che possono essere gli schieramenti. La persona, la vita umana, soprattutto quando è fragile, deve essere considerata non solo intangibile, ma prioritaria. Ecco, un'Europa che ha vissuto nel passato, grazie alle sue radici ebraico, giudaico, cristiane, ma anche greche, ma anche illuministe, ecco, è riuscita a ricostruire quella forma, diciamo, politica in cui la democrazia, se non si riduce solo a una conta numerica, ma è fatta anche di valori, diventa la forma più rispettosa dell'uomo e delle relazioni umane. Lei da pastore sta in mezzo a questo gregge, di cosa ha bisogno oggi la gente? Cosa vi chiede? La gente oggi ha bisogno di non sentirsi sola, di sentirsi capita nelle proprie difficoltà, nelle proprie attese, nelle proprie speranze. E in questa prospettiva accetta anche un dialogo che non sia obbligato a venire incontro solo a una mentalità fatta da diritti,
pretesi molte volte, ma anche di doveri su cui poi si costruiscono i diritti, diritti e doveri in un cammino, diciamo, in cui tutti siamo chiamati, una fede, io la chiamo amica dell'uomo, dell'umanità. Per concludere, cosa rimane di questa visita di Papa Francesco a Venezia? Un po' di nostalgia, perché l'abbiamo salutato e sappiamo che non è lontano, ma non sarà facile riaverlo, ecco. Ma oltre a questa nostalgia, diciamo, buona, lo sprone nell'aver visto una persona non più giovane d'età, anche provata fisicamente, certamente lucida, certamente capace di guardare i problemi con molta originalità anche, ma nello stesso tempo una persona che cammina giorno dopo giorno perché c'è qualcosa che gli dà questa visione, questa motivazione. Ecco, quindi un uomo che è un testimone della fede, è un uomo che non ha paura di camminare da solo, è un uomo che ci dice anche voi potete fare qualcosa in questo senso. Grazie, grazie al Patriarca Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie, e noi ci vediamo come sempre su TG Com 24.